Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 25 luglio. Scusatemi, mi sono dovuto mettere degli occhiali discreti, dei discretissimi occhiali da sole, perché sono abbagliato, ma veramente abbagliato, non per il sole che c'è finalmente qua a Milano dopo la tempesta e la bomba d'acqua di ieri, no, sono diciamo abbagliato, sono veramente abbagliato dal fatto che il Corriere della Sera, il giornale più importante italiano, il Corriere della Sera, titola su Fontana, che è indagato. E uno dice: mazza, oh ragazzi, una cosa incredibile, Fontana, il quel cattivo di Fontana finalmente indagato, l'uomo responsabile, come si chiama la giornalista di Rete 3, l'uomo responsabile del genocidio sanitario. Strano che ancora non ha indagato Callera. E vengo a scoprire che sarebbe indagato per la vicenda dei cani regalati alla regione e non venduti, come si diceva in un primo tempo. Ma su questo voglio dire, poi indagheranno, figuratevi i magistrati, ma io sono abbagliato! Sapete un po' voi? C'è stato anche uno scudo fiscale. C'è stato anche uno scudo fiscale, cioè quel Fontana là ha fatto lo scudo fiscale. Poi vai a leggere un pochino bene e dici: questo qua ha fatto lo scudo fiscale. Perché ha fatto lo scudo fiscale? Perché la mamma di 92 anni aveva portato dei soldi in Svizzera. E questa cosa l'hanno fatta molte mamme facoltose, brianzole, lombarde, campane, pugliesi, siciliani, negli anni scorsi in cui qualcuno aveva paura di un'Italia di regime. Ma comunque li ha portati in Svizzera. 92enne, il figlio scuda questi soldi e li mette in una fiduciaria, come si faceva con lo scudo. C'è qualcosa di irregolare? Nulla! Ma la costruzione abbagliante del Corriere della Sera? Vorrei chiedere quanti dei lettori del Corriere della Sera che si indignano per Fontana, quanti di loro hanno i loro scudetti fiscali già fatti, voluntary disclosure già fatte, tutta questa roba qua. Lì sono abbagliato, no? Dalla costruzione che riescono a fare. I camici, lo scudo fiscale, un misterioso bonifico che parte dallo scudo fiscale e arriva al cognato. Tra parentesi, di tutta questa vicenda, la moglie di Fontana, nella società che avrebbe compiuto questo grande miscatto, ha il 10%. Quindi quello che cosa fa questo genio come possiamo dire, delle truffe che si chiama Fontana, per far guadagnare il 10% sua moglie di una società per un appalto eventuale da 500.000 euro, cioè niente? Bene, cosa si mette a fare? Un bonifico attraverso la fiduciaria che lui aveva scudato, cioè una cosa che sta scritta nei manuali dell'ABC, che un bonifico da 250.000 euro viene tracciato, scritto. E quindi lui che cosa fa? Fa un pagamento attraverso un bonifico. Ragazzi, qua siamo nella follia più totale, ma ovviamente per il Corriere della Sera e per il principale giornale italiano, indagato Fontana. Poi fra 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni scopriremo che si tratta soltanto di minchiate, troppo tardi per le elezioni regionali, che nel frattempo in 5 anni, se non ci tolgono la possibilità di fare elezioni, prima o poi avremo. Questo non voglio dire nulla, voglio semplicemente dire che è incredibile, è abbagliante. Questo è il motivo per il quale il sole mi sta distruggendo gli occhi. Ma oltre a essere abbagliato da questa roba qua, sono abbagliato, per questo ho questi occhiali da sole quadrati, dal fatto che la verità trova che il fidanzato di Casalino avrebbe fatto la stessa cosa di Fontana. Cioè, il fidanzato di Casalino avrebbe utilizzato dei soldi che sono stati segnalati alla Banca d'Italia per fare delle operazioni di borsa. Chi se ne frega anche su quello? E l'avrebbe fatto con una carta nella quale arrivano anche i soldi di Casalino. Quindi Casalino e il cubano fanno le operazioni di borsa. Benissimo, giusto, sbagliato, non lo so. Ma il punto fondamentale è che qua è tutto un abbaglio, com'è straordinario l'abbaglio di Palamara. E poi vi spiego perché, che è la terza notizia oggi dei giornali. Che cosa ha fatto Palamara? Palamara si sarebbe fatto offrire 2 o 3 serate in un hotel a Capri super fico da 500 euro, 1000 euro. La cosa straordinaria è che lo fa una volta con la moglie, una volta con la fidanzata amante. E già questo per me è uno scandalo che noi sui giornali raccontiamo questa roba qua. La vita privata non esiste più. In pasto ai giornali, tanto ormai sputtanati per sputtanati lo siamo tutti quanti. Quindi questo qua viene sputtanato completamente. Voi direte: beh, la cosa grave forse è che si fa pagare l'albergo, così come la cosa grave è che si fa pagare 2 T-Max. Si chiamano 2 motoscooter, si sarebbe fatti regalare da questo Aureli, concessionario di Roma. Il punto è che quello di Capri e il concessionario di Roma sarebbero stati inquisiti, avrebbero avuto delle indagini e Palamara si sarebbe adoperato. Questa è la tesi dell'accusa. Ma il punto fondamentale è che qua non vale più nulla, non vale più nulla. Bisogna semplicemente andare sui giornali e abbagliarci e raccontare quello che succede. I camici di Fontana, i quattrini di Casalino. Ovviamente noi facciamo il nostro mestiere, indaghiamo.
Tant'è che la verità scrive una cosa che non scrive nessun altro, quindi chapeau rispetto agli altri, ma gli altri invece quando arrivano sulla preda la azzannano e la ammazzano come se non ci fosse un domani. Posso rimettermi gli occhiali normali? Finalmente gli occhiali normali. Oh! No, non c'ho male agli occhi, Anna, sono abbagliato dalle notizie, l'ho detto in tutti i modi. Quindi, nuove accuse a Palamara e terza notizia. Nel frattempo ci sono i sondaggi. La Meloni arriva al 18%, secondo il Corriere della Sera, praticamente al voto dei grillini. Quindi l'Italia, quando voi vedete la zuppa e pensate che la zuppa sia quella dell'Italia, non è così, cari amici. Me la prendo con qualche cazzone ogni tanto che entra qua in questa zuppa e dice delle stupidaggini. Il punto è che in Italia c'è il 18% che vota la Meloni, il 23% che vota Salvini, il 5,6% che vota, secondo i sondaggi, Berlusconi e il 18% che vota il Movimento 5 Stelle. Quindi mettetevi l'anima in pace, l'Italia è questa roba qua e la zuppa è soltanto una parte di questa zona. Ovviamente io cerco di rappresentare tutti, a me mi stanno sulle balle i grillini quando fanno le minchiate e mi sulle balle il centrodestra quando fa le minchiate. Se qualcuno leggerà più tardi sul mio sito che cosa ha fatto il centrodestra, scusatemi, una parte, quella leghista col decreto dignità, con quella stronzata dei contratti a termine, beh, insomma, voi non potrete certo pensare che quella sia un'operazione che un liberale può accettare. Questi sono i sondaggi di oggi. E poi il titolo forse più azzeccato oggi lo fa sul MES, il Fatto Quotidiano, ogni tanto anche loro inciampano ogni tanto in qualche buon titolo, i mestatori. Loro dicono la seguente cosa, cioè quelli che fanno paura al governo per utilizzare il MES, e si riferiscono a quelli che sostenevano che non c'erano soldi in cassa e quindi si doveva fare il MES. In realtà Gualtieri smentisce questa roba che vi racconto ieri, che non c'erano soldi e quindi si deve fare il MES, perché quello che un po' tutti dicono, e sui giornali ovviamente chiaro, lo scrive bene Vespa oggi sul Quotidiano Nazionale, è che questi soldi del MES arriveranno a settembre 2021, del Recovery Fund arriveranno nel 2021, mentre i soldi servono oggi, i soldi servono oggi, perché in realtà, dice bene, chi è che lo dice, mi sembra Ricolfi, in un pezzo straordinario oggi sul Messaggero, gli 81 miliardi del MES a fondo perduto, pensate un po' voi, ce lo siamo già giocati con due decreti rilancio che non sono serviti assolutamente a nulla. Ferdinando Giuliano dice che ci sono due pericoli del MES, secondo me, e non è uno dei pezzi più fortunati di Giuliano oggi sulla Repubblica, ve lo cito, dice un pericolo è che venga vissuta l'Unione Europea come l'unione dei trasferimenti. Beh sì, un po' è così, e che in realtà poi i cittadini di quelli che subiscono i trasferimenti, che si sono sempre i soliti, prima o poi si arrabbiano, nel loro piccolo si incazzano, era un libro che voi ovviamente avrete conosciuto. Il punto fondamentale in realtà però lo smentisce lo stesso Giuliano nelle prime righe, perché quello che cambia con il Recovery Fund è che la Commissione europea potrà mutualizzare il debito. Speranza sulla Stampa, il ministro della salute sulla Stampa, dice una cosa gravissima, ma non gravissima perché dice di utilizzare il MES. Io, lo sapete, la penso come Speranza, molti di voi mi contestano. Io penso soltanto che se tu paghi 10 miliardi di euro, 13 milioni invece che 120 milioni, sei un pazzo a non prenderle, perché questo vuol dire risparmi di 4 miliardi nel giro di 10 anni. Quindi perché non risparmiare 4 miliardi nel giro di 10 anni, nonostante 37 miliardi non siano la cifra che volete? Beh, io intanto a casa mi porto un pochino di risparmio, ma comunque questa roba qua non piace al 90% di quelli che mi ascoltano. Io continuerò a dire fino a che campo che il MES è una stronzata non accettarla. Ragazzi, toc toc, non pensate che siete fuori dai controlli europei se prendete gli 82 miliardi del recovery, se prendete 120 miliardi del recovery, se fra un anno avrete il deficit al 10% come avremo noi. Saremo sempre soggetti alla vigilanza europea. E allora, soggetti per soggetti, prendiamoci l'unico, diciamo, strumento che costa poco e che almeno sulla carta non dovrebbe essere così rompiballe. Ma questo è diventato un fatto ideologico, no? Il MES non si può prendere. Il MES si dovrebbe prendere subito perché è un vantaggio. È come andare sul mercato e prendere un'opportunità di mercato, ma lasciamo perdere. La cosa che dice Speranza è dobbiamo prendere il MES non per quello che dico io, o anche per quello che dico io, perché costa poco, perché lui vuole spendere i 20 miliardi del MES subito per la sanità. E sapete perché? Perché sta ritornando il Covid. Allora, voi capite che siamo morti? Cioè, se noi dobbiamo pensare che dobbiamo prendere questi soldi per pagare la sanità per il Covid, non i tumori, non gli infarti, non i problemi circolatori, no, per il Covid, per cui ci sono 300 positivi che non sono neanche malati, per cui abbiamo 46 persone in terapia intensiva, ma di che cazzo stiamo parlando? 20 miliardi per una falsa emergenza. Continuiamo così, l'emergenza si chiama lavoro.
lavoro, economia, negozi che chiudono, ristoranti a cui dobbiamo dare una mano, turismo che è morto, città che sono deserte, non c'è un NCC, non c'è un tassista, non c'è un bus, non c'è un ambulante che lavora, sono alla fame e noi prendiamo 20 miliardi per fare le terapie inutili oggi, posto che molte, grazie al cielo, le abbiamo fatte col Covid in emergenza. Beh, poi il più bello di tutti è il ministro Costa a Repubblica, il ministro dell'Ambiente a Repubblica dice, riguardo ai soldi, una cosa fantastica, perché dice che ci sono i soldi riguardo a danni idrogeologici, cioè la bomba d'acqua che è arrivata ieri a Milano e non solo, dice ci sono un sacco di soldi contro il dissesto idrologico e non riesco a capire perché non li spendiamo. Toc toc! Ministro Costa! Ma perché per esempio oggi non legge un messaggero in cui ci spiega quella cosa che anche Quarta Repubblica due giorni fa, cioè che noi non riusciamo a raddoppiare dal 1863 la ferrovia adriatica perché lei ha dato un giudizio negativo sulla valutazione ambientale per due uccelli che nidificano là. Allora Costa, non ci racconta minchiate. Qua in questo paese non si fa nulla perché c'è sempre un Costa da qualche parte che dice di no. Una volta il ministro dell'ambiente, quell'altra volta il ministro delle infrastrutture, ma buona ragione perché in Italia non si facciano le cose, persino le cose di idrogeologiche. Nel frattempo invece noi si fanno delle cose geniali, un appalto da 3 miliardi ovviamente per i bandi dei banchi della scuola e qui Ricolfi e Giordano fanno un culo così a questa storia. Beh, Giordano giustamente perché fa 2 più 2, una cosa che una persona di buon senso come tutti quanti voi che mi ascoltate nella zuppa farebbe, ma voi affidereste 3 miliardi a un bando per la scuola in 20 giorni alla Azzolina, quella dell'imbuto, e ad Arcuri, quello delle mascherine? Lo fareste? Allora, toc toc! Ragazzi, guardiamoci tutti insieme, voi dareste in mano la scuola Azzolina ed Arcuri e i loro banchi? E questa domanda che si fa Giordano semplicemente mettendo in fila quello che hanno fatto nel passato. Ma la vera cosa pure che ci si deve chiedere, e lo fa Ricolfi, è ma a che cacchio servono questi banchi? Perché nessuno ci ha ragionato. Ricolfi è il più, diciamo, chiusurista, non la pensa come me, ma io stimo molto Ricolfi, anche se non la pensiamo nella stessa maniera. Ricolfi oggi che cosa scrive sul Messaggero? Ragazzi, ma voi vi rendete conto la minchiata dei banchi un metro di distanza l'uno dall'altro? Secondo voi, ragazzi, come entrano a un metro uno dall'altro? Come va la ricreazione a un metro uno dall'altro? Come vivono i ragazzi a un metro uno dall'altro? E chi li sancisce? Semmai l'unico problema sono i professori, perché i ragazzi a 14 anni, a 6 anni, a 8 anni, e lo dice Ricolfi, non sono il problema, semmai un po' più di anziani professori. Ma questa è la grande, gigantesca stronzata su cui nessuno discute. Non dovremmo spendere neanche un euro per sostituire quei banchi, peraltro che verranno comprati dai cinesi, perché non c'è nessuna azienda italiana in grado di fare quei banchi così tanti in così poco tempo. Ma noi siamo abbagliati dal virus. Mi piace questi occhiali quadrati, siamo abbagliati dal virus. Per fortuna che Ricolfi ce lo spiega. Doppia tassa sulla plastica arriverà tra poco, ce lo spiega in Sole 24 Ore, perché oltre a quella minchiata che abbiamo fatto in Italia ne fa anche una in Europa. Stupenda la questione degli statali. Oggi sul Messaggero ci spiega in un pezzo piuttosto incomprensibile che gli statali ritorneranno al lavoro. In realtà non è così. 7 su 10 oggi, come dice Cassese, sono in vacanza, o 7 su 10 diciamo hanno lo smart working della pubblica amministrazione. È in realtà una presa in giro, come ci raccontano un po' tutti gli osservatori non interessati. Ma la cosa più divertente è il pezzo del Messaggero, scusatemi una piccola notazione lessicale, se si può dire così, io leggo, oggi 7 su 10 sono a casa, contro 2 milioni entro dal prossimo mese, solo il 50% che svolgono attività smartabili, solo il 50% di coloro che svolgono attività smartabili, lo ha scritto, io ho letto scritto smartabili su un giornale italiano. E allora viva internet, viva la zuppa, viva deliverare, io voglio deliverare una grande zuppa che sia smartabile da chiunque sia lockdato. Locchedato, ragazzi, smartabile. Ma comunque il concetto fondamentale è che questi dovrebbero ritornare un po' prima al lavoro, io ci credo mica tanto. L'ultima cosa riguarda la questione di Santa Sofia, la preghiera fatta dai musulmani in quella che era il museo, che era il simbolo della laicità della Turchia,
È finita la laicità della Turchia da un pezzo e oggi se ne accorge molto bene Molinari su Repubblica, che fa fare due pezzi da leggere, uno a Pamuk, il grande scrittore turco, che dice che il discorso, la messa celebrata, la celebrazione di ieri in moschea con Erdogan in prima fila è un discorso populista, antioccidentale ed islamico. Questo, ovviamente il titolo di Repubblica è sul populismo e non sul fatto che sia un discorso islamico, per il quale Pamuk, laico, è preoccupatissimo, e Silvia Ronchey dice che si allunga il fantasma di Bisanzio. Questa roba qui, che noi facciamo finta che sia una minchiata, questa roba che Santa Sofia sia stata, dopo pochi giorni del Consiglio di Stato, subito presa d'assalto, giustamente dal loro punto di vista, dai fedeli islamici che si sono messi alle spalle di Erdogan a, come possiamo dire, a pregare, beh, insomma, non è un segnale di quelli straordinari. Mi sono dimenticato oggi l'imperdibile intervista del Presidente del Consiglio europeo, Michel, che pensa veramente l'ex premier belga tra il 2014 e il 2019, uno che non è riuscito manco a gestire il Belgio, beh, pensa di aver gestito l'altro giorno il Consiglio europeo in cui è stato fatto il recovery fund, una roba da pisciarsi dalle risate. Non ha capito che lì le operazioni le hanno fatte Macron e Merkel, con Conte e Rutte, che stavano sui fronti opposti. Beh, Michel aveva questa idea, no? Abbiamo sconfitto i populisti. Ma che hai sconfitto? Tu stavi là e per grazia ricevuta, fatemelo dire. Direi che per il resto è tutto. Fantastico. Oggi sul sito nicolaporro.it abbiamo un menù che vale la pena da vedere. E cara Maura, ci sarebbe papi di una volta, dice Maura, Lida, avanti così. La Fallaci ce l'aveva annunciato decenni fa, hai ragione Monica, su questo: non imitare più la Fasani, non si sopporta più la Fusani, dovremmo fare tutti una rivoluzione porro come fanno in altri paesi. Non mi sembra che ci siano tante rivoluzioni in giro, però la cosa che vi dico è che per oggi è tutto, e dopo che mi tolgo finalmente gli occhiali e mi metto questi, perché sono abbagliato da Fontana e da Palamara. Ciao.